parterre di Unicredit, una nuova settimana in compagnia di Trading Floor. La scorsa ottava è stata una settimana difficile per i mercati finanziari. Abbiamo visto sia il quadro tecnico del FTSE MIB, ma anche del DAX e dell'Eurostoxx 50 sensibilmente peggiorati. Andiamo subito con il FTSE MIB, che questa mattina ha aperto in gap ribassista rispetto alla chiusura di venerdì, andando a forare il supporto statico a 23.000 punti ed appoggiandosi per ora a quello grafico più in basso a 22.860 punti. Segnaliamo sul grafico l'oscillatore RSI, che ha incrociato in ribasso il livello di mezzo a 50, non giungendo ancora al livello di pervenduto, segnalando dunque potenziali spazi di discesa ancora aperti. In questo quadro, possibili pullback in area 22.860-870 potrebbero rappresentare un'opportunità di posizionamento short con target a 22.433 punti e stop sopra i 23.000 punti. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Segnali negativi anche per l'Eurostoxx 50, che si muove questa mattina sotto i 3.500 punti in direzione dei minimi del 2 gennaio scorso. Sotto questi livelli si potrebbe rapidamente andare a quota 3.400 punti senza ripassare dai 3.500 punti. È per questo che un buon segnale di recupero del trend arriverebbe con un close giornaliero sopra i 3.500 punti. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Ancora più negativo il quadro tecnico del DAX, che venerdì ha disegnato una brutta discesa sotto i 13.000 punti e sotto i supporti grafici importanti nel medio periodo a 12.847 punti. Possibilità di recupero della tendenza rialzista di medio e lungo termine solo al di sopra dei 12.615, con possibilità di cogliere un pullback in direzione degli ex supporti statici a 12.847 punti. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.